E più della torre, la torre in poche parole lui ha fatto qualche cosa, ma non per, a causa di questa pandemia. No, per la verità è come ho tenuto a dire anche in sede di presentazione dell'opera, è vero che questa è un'attività organizzata dalla Contrada della Torre, ma in realtà è patrimonio di tutta la città. Anche il fatto che l'associazione, diciamo, culturale, la Ollus, di un'altra consorella abbia offerto il premio dimostra che c'è una grande condivisione, cioè questa è una, ormai è diventata davvero una, un appuntamento nel calendario contradaiolo, quindi siamo contenti che sia la prima occasione di, in qualche modo, di rinascita, di, per vedere di nuovo monture, tamburi e bandiere in Piazza del Campo di tutte le contrade. Questa è stata la mia approvazione, perché l'ho sentito prima, appunto, unisce tutte le contrade, ancora la dimostrazione che Siena è questo. Sì, è vero, cioè, questo è l'unico momento che ci rimane, molto dolorosa è stato l'annullamento di tutte le feste titolari, vissute in modo più intimo e un pochino più limitato, doloroso è stato l'annullamento delle carriere. Per fortuna speriamo di poter organizzare questa manifestazione per giovani al Fiera dei Tamburini, tempo permettendo, perché il tempo, le previsioni per sabato non sono bellissime. Invece di molto bello è il Mini Masgarano. È molto bella l'opera, infatti per questo ringrazio la nobile Contrada del Nicchio, il suo priore e l'arte dei vasai, che ha in qualche modo offerto l'opera. È molto bello perché è molto sentito, cioè si vede che è l'opera fatta da un artista che ha partecipato a due edizioni del Mini Masgarano. C'è molta simbologia nell'opera, ci sono molti richiami a quelle che sono le nostre passioni, quindi, e poi soprattutto c'è anche il colore per i bambini, perché non dimentichiamo che comunque è un'opera, è un premio che andrà a dei bambini. Come ho detto a Flossi Vio, l'ho intervistato, ho detto però non avrebbe nulla da invidiare a un Masgarano. Vero, ma anche la manifestazione non ha nulla da invidiare, nel senso che l'impegno, l'attenzione che c'è in questi bambini, anche se io dico deve essere per loro un divertimento, ma in realtà poi la loro passione, la loro tensione, la loro voglia di superare le altre contrade c'è, e quindi a una manifestazione importante per i bambini deve corrispondere un premio importante. Perché c'è lo spirito del palio, quando si fa queste cose se la vince. Si vuole primeggiare, quindi io auguro a tutti i bambini di fare il meglio e poi vincerà soltanto uno. Grazie.